purtroppo è un animale che da centinaia di anni non è pericoloso per l'uomo, però siccome è aumentata la presenza, viene avvistato sempre più spesso, crea allarme sociale. Poi ovviamente crea danni in agricoltura, soprattutto agli ovicaprini, ci sono stati casi di attacchi di animali d'affezione, quindi chiaramente non vanno sottovalutati questi segnali, vanno gestiti. È una specie protetta, non gli si può sparare, perché queste sono le leggi, però ovviamente bisogna cercare di trovare un equilibrio che è fatto di corretta informazione, ma anche poi di gestione sul territorio. Questo progetto è volto a questo. Il progetto del cinghiale invece è specifico per il Parco dei Gessi nel bolognese, perché è un parco che è molto antropizzato, cioè abitano molte persone, è molto vicino alla città di Bologna e di conseguenza lì la presenza di cinghiali è veramente molto, molto impattante. Abbiamo fatto un tavolo comune in cui sostanzialmente, anche mettendo in comune i dati e con un foglio di Excel condiviso, si concorda l'attività di prelievo e di controllo. Tutti sanno che cosa fa quello di fianco, quindi si sa che cosa fa il parco, si sa cosa fa l'ambito territoriale di caccia, cosa fanno le aziende faunistiche, cosa fa la polizia provinciale. In questo modo siamo riusciti a ottenere degli ottimi risultati per abbassare la pressione e soprattutto questo crea la possibilità di un dialogo costante con gli agricoltori che subiscono dei danni e anche con la popolazione circostante. Noi di danni da cinghiale ne abbiamo sempre meno e abbiamo addirittura zone dove non ce n'è quasi più. Però parimenti abbiamo delle zone dove invece c'è molta tensione, una di queste è l'Appennino bolognese per esempio, e quindi in queste zone dobbiamo fare degli sforzi straordinari in questo periodo.